Quali sono i vostri obiettivi con Glocal per questo, con questo convegno? Ma allora, l'obiettivo di Glocal è quello di portare il globale nel locale e viceversa. Quindi sarebbe molto bello che, soprattutto partendo dalle relazioni dei ragazzi, si riuscisse a evidenziare questo aspetto, no? Quindi l'obiettivo è quello di tentare di localizzare quello che è attualmente locale e viceversa. L'idea è nata pezzo a pezzo, non è nata tutta insieme, perché la prima parte è nata a Perugia, al Festival Internazionale del Giornalismo. Io a un certo punto ho cominciato un po' a essere stufo, nel senso che a forza di sentir parlare del The Guardian e del New York Times mi sono venuti a noia, che penso che bisogna parlare anche delle realtà locali. L'idea è nata ancora più forte a Firenze quando LSDI, che è un gruppo di giornalisti che lavorano sul giornalismo digitale, hanno organizzato un convegno. Io sono andato, ho partecipato a tre incontri di quel convegno come relatore e lì mi sono proprio reso conto che avevamo da raccontare delle cose e avevamo da farle raccontare ad altri. Ed è nata Glocal News. Quale ruolo gioca Varese News all'interno di questo convegno e soprattutto qual è l'importanza di Varese News all'interno della città di Varese? Varese News è la promotrice di Glocal News, quindi l'idea è partita dalla nostra redazione, dal direttore Marco Giovannelli, e l'abbiamo messa in piedi. Varese News per Varese, per la città e la provincia, è un punto di riferimento ormai. Ovviamente rimane la sua natura di giornale, quindi informa sugli eventi, cronache e altro. Ormai è una comunità di migliaia di persone. L'esempio di Varese News è eclatante, è una realtà locale che però sta sul web e fa i numeri che fa una grossa testata giornalistica che magari ha anche il cartaceo. E che ruolo avrà Glocal News all'interno di Varese e anche di Varese News? Beh, per noi è un'occasione straordinaria perché verranno qui tra tutti, avremo più di 150 soggetti attivi, 80 speaker da fuori. Parteciperanno minimo 300 giornalisti perché sono quelli già iscritti ed è chiaro che tra giornalisti, addetti ai lavori, comunicatori, comunque insomma è chiaro che il mondo della comunicazione che guarda con attenzione alla realtà locale è tutta qui. Quindi abbiamo da imparare, abbiamo da raccontare, ma soprattutto da imparare perché noi non faremo relatori nelle iniziative. Ponete come obiettivo il giornalismo locale in un contesto, diciamo, di globalizzato, volete porre Esatto, risalto a questa questo? è la ragione del perché facciamo questa iniziativa.